Ennesima edizione del notiziario di Senigallia Notizie, mercoledì 20 di aprile, benvenuti. Senigallia Progetto Bianchelli fu autorizzato senza la verifica di interesse culturale. L'amministrazione spiega, siamo aperti ad una nuova proposta che tenga conto dei vincoli di interesse storico-architettonico. Una mostra racconta 40 anni di tifo per la Vigor Senigallia. Il 29 e 30 aprile, ad ingresso gratuito, si celebrano i 40 anni dei ragazzi della Nord, ancora oggi in gran numero in curva. Una mostra alla Galleria Expo Ex, vicino alla Rocca Roveresca, racconterà la storia di 40 anni di tifo vigorino dal 1982 ad oggi. Alla Festa dei Folli si prende il passaporto da matto di Corinaldo. Si potrà ottenere dopo un breve e divertente rituale tipico dell'evento che si svolgerà dal 23 al 25 di aprile. Anche nel 2022 il Comune di Senigallia organizza la scuola materna estiva per bambini dai 3 ai 6 anni, iscritti nell'ultimo anno scolastico alla scuola dell'infanzia. Le sedi definite sono le scuole d'infanzia Arcobaleno e Aquilone. Le nostre rubriche, una foto al giorno, lo scatto di oggi è di Alice Agostinelli dal titolo Tramonto dal Ponte. Votate le foto sulla nostra pagina Facebook, le foto con più like riceveranno un premio 25 stampe 13x18 e un ingrandimento 20x30 offerti da Zona Immagine di Senigallia. Tutto il nuovo e usato fotografico garantito è solo da Zona Immagine e su zonaimmagine.it. Canon, Nikon, Fujifilm, Panasonic, Lumix, Sony e tanto altro. Tutte le marche di fotocamere, videocamere e tutti gli accessori. Vieni a scoprire il vasto assortimento di materiale fotografico. Leonardo e Simone ti aspettano per mostrarti le occasioni del momento. Zonaimmagine.it ti aspetta anche nel punto vendita di Senigallia in via Piave 25. Diamo un'occhiata alle previsioni del tempo di giovedì 21 sulle Marche, cielo molto nuvoloso al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio ma in ripresa dalla sera. Sono previsti 4 mm di pioggia, la temperatura massima sarà di 14 gradi, la minima di 10, i venti saranno tesi. Vi segnalo anche la farmacia di turno nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 e la farmacia Pasquini in corso 2 giugno a Senigallia. Grazie per averci seguito, a domani. L'app Senigallia Notizie è ora disponibile per iPhone e dispositivi Android. I nostri giornalisti avranno cura di inviarvi le notifiche delle notizie più rilevanti. Con la nuova app di Senigallia Notizie, gli avvenimenti, i fatti e il telegiornale di Senigallia sono a portata di mano.